Ciao a tutti, io sono Mirko e oggi facciamo un veloce tutorial sulla luminosità del display della Taranis. Una funzionalità molto interessante, ma spesso trascurata, è poter decidere il comportamento della luce del display in base alle nostre esigenze. Cominciamo subito premendo a lungo il tasto menu. Scorriamo verso il basso fino a trovare la voce Backlight. Qui possiamo scegliere le modalità, la durata, la luminosità e impostare l'allarme. Vediamo ora le modalità che abbiamo a disposizione. La prima è off, in questo modo il display della Taranis rimane sempre spento. Questa modalità è utile se vogliamo risparmiare batteria o se siamo all'esterno in una giornata con molta luce. La seconda è Kiss. In questo modo il display si accende solo se usiamo i tasti funzione della radio. Questa modalità è utile quando voliamo in FPV, infatti quando stiamo usando gli stick e le switch il display non si accende. La terza è Control, in questo modo il display si accende solo se usiamo stick e switch. Questa modalità è utile per chi vola a vista e ha necessità di visualizzare il display della radio durante l'utilizzo del modello. Poi abbiamo Bot, in questo modo il display si accende sia premendo i tasti funzione sia muovendo gli stick. Questa modalità mista è utile un po' in tutte le occasioni. L'ultima è On, in questo modo il display della Taranis rimarrà sempre acceso. Questa modalità è utile per chi sta configurando la radio e ha bisogno che il display rimanga illuminato. Poi possiamo regolare la durata, questo valore indica i secondi che impiega il display a spegnersi. Se abbiamo scelto on oppure off, questo valore non viene preso in considerazione, perché il display è sempre acceso o sempre spento. Qui scegliamo l'intensità della luminosità, 100 è il valore massimo e diminuendo abbiamo una luce più attenuata. Infine, se spuntiamo alarm, quando si attiva qualche allarme, il display, se è spento, si accende. Questo era il mio tutorial su come configurare la luminosità della Taranis. Grazie per aver visto il video, non dimenticate di iscrivervi al canale e di mettere mi piace. Se volete potete supportarmi anche su Patreon cliccando il link a fine video.